La vigilia di Natale di Onda Regia, l'insegna della prossimità. L'anno scorso, lo ricorderete, siamo entrati in due case di riposo del circondario. Quest'anno siamo nella centralissima piazza Garibaldi di Sulmona, già piazza Maggiore, dove si tiene il consueto mercato settimanale che per l'occasione è stato anticipato la vigilia di Natale. Quindi vogliamo avere un occhio di riguardo per la categoria degli ambulanti. Sono loro un po' i protagonisti di questo 24 dicembre a Sulmona, il Natale di chi getta il cuore oltre l'ostacolo. Il mercato in un momento dell'anno dove avviene il controesodo, i giovani e adulti sparsi tra l'Italia e il mondo tornano a Sulmona per passare il Natale in famiglia. Ma per gli ambulanti del mercato, che devono gettare il sudore, devono rimboccarsi le maniche, vivere a volte anche con incassi che ammontano a qualche decina di euro, per loro che Natale è? Guadagnato qualcosa per questo Natale? Fortunatamente la giornata ci ha aiutato e qualcuno da fuori sta arrivando, sperando che comunque chiudiamo in bellezza pure quest'anno questo Natale, insomma. Certo, è un Natale dove bisogna rimboccarsi le maniche, no? Purtroppo sì, e spero che col nuovo anno abbiamo la possibilità di esserci ancora, perché con queste nuove leggi sull'ambulantato ci sta a mettere in ginocchio, insomma. Ma vediamo un po' come si sviluppa, speriamo bene per noi e per tutti quanti, insomma. Si scambicchia più di tanto. Beh, la vigilia, il mercato è un po' fiacchetto, però non è come una volta. Come una volta no. Ma per questo Natale qualcosina sì, comunque rimane un Natale povero. Come giornate sono eccellenti come tempo, ma come clienti ce ne stanno molto pochi. Nonostante la vigilia, perché si torna da fuori. È una vigilia che non è più come prima. Una volta erano le vigilie, adesso è diventata Sulmona una città purtroppo in crisi. È sempre così o solo oggi? No, solo oggi, già hanno speso ieri. Già lo shopping hanno fatto ieri. Oggi è giusto se manca qualcosa. Niente, peggio di ieri. Allora che ci è rimasto per questo Natale? La famiglia, che ci è rimasto oggi? La famiglia, e basta. Sono demoralizzato. Posso dire questo per Sulmona: non abbattetevi, siete forti e questo Natale passiamolo con le famiglie. Un mercato dove si tocca con mano lo spaccato della quotidianità. Ecco, zone deserte, questo proprio è il cuore, diciamo, pulsante, centrale della piazza. Abbiamo incontrato qualche viso che effettivamente a Sulmona si incrocia solo durante le feste natalizie. Certo, il Natale non lascia il sorriso sul volto degli ambulanti, perché la vigilia non ha fatto il miracolo, soprattutto quello economico. Ma chi l'ha detto che a Natale deve esserci il miracolo? Forse il dono, il regalo da scartare sotto l'albero è proprio quello della semplicità, perché molti hanno detto che la vera ricchezza è proprio i valori, passare il Natale in famiglia, raccogliere quel poco che si è guadagnato, però frutto del sacrificio del lavoro, guadagnato con onestà. Allora che sia un Natale all'insegna della semplicità, che sia un Natale più umano per tutti, che sia un Natale di speranza.